Mi sembra Chiatti allora un Adriese molto brutta, diciamolo pure. Sì, è stata una partita brutta da parte nostra, si vede che i 21 giorni fermi siamo stati arrugginiti, però i due gol sono due disattenzioni su palle native che non dobbiamo prendere. Cioè, quello che mi fa più arrabbiare è ci sta tutto, ma una palla vagante dentro l'area deve essere nostra, invece abbiamo dormito su tutte e due le azioni e stiamo qui a parlare di una sconfitta che magari con un po' di furbizia, un po' di maestria si poteva portare a casa anche un pareggio. Ecco, ci si aspettava una Adriese ispirata, invece si è vista una Adriese lenta, compassata, anche troppo prevedibile nel far rivoltare il campo. Ma diciamo che noi abbiamo parecchi infortunati, abbiamo parecchi giovani in squadra, perciò non è neanche semplice mettere in campo una squadra, in più hanno giocato giocatori che erano anche un po' di tempo fuori, perciò ci poteva anche stare, abbiamo messo anche in preventivo che poteva essere una partita del genere, però le assenze si sono fatte pesare e probabilmente i 21 giorni fermi hanno influito anche in questo, insomma. Poi si parla di episodi, se nel primo tempo, come mi dicono, c'era un rigore netto, no? Da quello che mi dicono dentro, magari si poteva anche fare. Non l'abbiamo mai andata così, bisogna voltare pagina e analizzarla bene, insomma. Ecco, in negativo si può mettere sotto accusa il fronte offensivo, Florian, Marangon un po' a singhiozzo, Beltrame invece da promuovere. Ma non si dà le colpe a nessuno, quando si perde tutti e probabilmente abbiamo fatto male un po' dappertutto, dobbiamo analizzarla bene, se pensiamo che Marangon giocava dopo febbraio perché non ha mai giocato, perciò non si può neanche pretendere grandi cose da Marangon, purtroppo siamo in un momento un po' di emergenza, dobbiamo adattarci con i giocatori che abbiamo e dobbiamo rimboccarci le maniche, anche perché poi domenica adesso abbiamo fuori parecchi giocatori, abbiamo i due centrali fuori, ci manca anche un altro centrale, perciò dobbiamo inventare qualcosa. Ecco, cosa cambiano i programmi dell'Adriese dopo questa sconfitta? Cambia che dobbiamo pensare come una mentalità di doversi salvare, ogni giorno, ogni partita è una battaglia, invece noi oggi non l'abbiamo fatto, siamo andati in punta di piedi e queste sono lezioni da prendere, non si può giocare in punta di piedi ma bisogna sempre giocare col coltello tra i denti, oggi non l'abbiamo fatto, siamo stati un po' superficiali e niente, ormai questa è andata, abbiamo voltato pagina e pensare al prossimo.